Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri, quindi con il lavoro a maglia, questa fascia turbante. È semplicissima da realizzare, l'andremo a lavorare solo ed esclusivamente appunto grana di riso. Giù nell'info box vi metto anche il link del tutorial di come si lavora questo punto, anche se nel corso del tutorial comunque ve lo rifaccio rivedere. Allora, questa fascia, per quanto riguarda le misure per poter realizzare questa fascia, bisogna prendere la misura della circonferenza testa della persona che dovrà indossare questa fascia e dalla misura della circonferenza testa bisogna togliere 3-4 centimetri. La mia fascia, che vi farò vedere nel corso del tutorial, misura una larghezza di 50 centimetri perché la persona che la dovrà indossare ha una circonferenza testa di 54 centimetri, quindi meno 4 centimetri, 50 centimetri. Andiamo a togliere questi 4 centimetri perché comunque vedete è molto elastica. Quindi, se andremo a mettere tutti i centimetri della circonferenza testa, ci ritroveremo poi con una fascia che non aderisce bene alla testa. Quindi, togliendo questi centimetri, avremo quindi una fascia che ci calzerà in modo perfetto. La mia fascia, inoltre, è alta 12 centimetri. Poi, in base ai vostri gusti, se la volete un pochino più stretta oppure un pochino più larga, vi regolate voi dalle maglie che dovete avviare sui ferri. Se la dovete fare più stretta, avviate meno maglie. Se la volete invece un pochino più larga, avviate più maglie. Bene, per realizzare questa fascia io ho utilizzato pochissimo filato, all'incirca 25 grammi di filato. Questo filato che ho lavorato con i ferri numero 5. Inoltre ciò che ci occorrerà sarà un ago da lana. Io userò questo qua, tirafettuccia con la cruna un pochino più larga, quindi qualsiasi ago andrà bene. Bene. Ora, detto ciò, andiamo al tutorial e vediamo come realizzare questa bellissima fascia. Allora, iniziamo a lavorare la nostra fascia avviando sul ferro 16 maglie più 2 per il vivagno, in totale 18 maglie. Quindi una già l'ho avviata, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 maglie. Ora iniziamo a lavorare la nostra fascia appunto grana di riso e proseguiamo in questo modo. Io ho fatto anche un video tutorial a parte per quanto riguarda la lavorazione a grana di riso, magari vi metto il link giù del tutorial giù nell'info box. Lavoriamo la prima maglia a diritto perché è la maglia di vivagno, quindi la lavoro sempre a diritto, sia la prima che l'ultima maglia. Poi inizio a lavorare un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio. Anche per quanto riguarda come si lavora la maglia a diritto, la maglia a rovescio e come si avviano le maglie sui ferri, anche in questo caso ho fatto un video tutorial a parte e anche di questo video tutorial vi metto il link giù nell'info box. Quindi non dobbiamo fare altro che alternare per tutto il ferro una maglia a diritto e una maglia a rovescio. Un diritto e un rovescio. Diritto, rovescio,
diritto, un rovescio, di nuovo una maglia diritto, alternata con un rovescio, una maglia diritto, una maglia a rovescio e terminiamo con la maglia di vivagno che vado sempre a lavorare a diritto. Abbiamo così lavorato il primo ferro. Andiamo ora a lavorare il secondo ferro. Lavoriamo la prima maglia a diritto perché è la maglia di vivagno e quindi la lavoro a diritto. La maglia che si presenta dopo, vedete, è a diritto, quindi la devo lavorare a rovescio. Mentre invece quella là che si presenta a rovescio la vado a lavorare a diritto. Quella che si presenta a diritto la vado a lavorare a rovescio. Quella a rovescio la vado a lavorare a diritto. Sul diritto vado a lavorare il rovescio e così via, sul rovescio vado a lavorare una maglia a diritto. E proseguo a lavorare in questo modo, alternando sempre un diritto e un rovescio. Sul diritto lavoro a rovescio e sul rovescio lavoro a diritto per tutto il ferro. Quindi sul diritto lavoro a rovescio e sulla maglia che si presenta al rovescio lavoro a diritto. Rovescio e a diritto, rovescio, diritto e lavoro la mia ultima maglia a diritto perché è una maglia, è la maglia di vivagno, così. Ora il terzo ferro non devo fare altro che ripetere il primo ferro, cioè non devo fare altro che per tutta la lavorazione lavorare sempre così le maglie come si presentano, nel senso che se si presenta a rovescio la vado a lavorare a diritto, se si presenta a diritto la vado a lavorare a rovescio. Quindi in questo caso il terzo ferro lavoro la prima maglia a diritto, quindi lavoro il vivagno, la maglia seguente si presenta a rovescio e quindi io la vado a lavorare a diritto. Quella che si presenta a diritto la vado a lavorare a rovescio. Quella che si presenta al rovescio la vado a lavorare a diritto, sul diritto lavoro il rovescio e così via per tutta la lavorazione. Quindi non devo fare altro che alternare tutti i ferri con questo tipo di lavorazione, sul diritto lavoro al rovescio e sul rovescio lavoro a diritto. In questo modo diamo vita così al punto grana di riso. Termino il ferro e vi faccio vedere già un po' il risultato. Quindi lavoro sull'ultima maglia, questa qua che a diritto lavora a rovescio, e l'ultima maglia, il vivagno, lo lavora a diritto. Vedete? Questo è il risultato. È un punto semplicissimo, però è di grande effetto. Bene, andiamo avanti lavorando in questo modo per tutti i 50 centimetri della nostra fascia. Poi dopo vi faccio vedere come chiudere le maglie. Allora, una volta che sono arrivata alla misura da me stabilita, quindi come vi ho detto prima 50 centimetri, questo è il risultato della lavorazione. Ora devo andare a chiudere tutte le maglie e faccio in questo modo. Già ve l'ho fatto vedere in altri video, però ve lo faccio rivedere di nuovo, magari per chi mi sta seguendo per la prima volta. Lavoro una maglia a diritto, così, lavoro l'altra maglia pure a diritto e a cavallo la prima maglia che ho lavorato sulla seconda maglia, la vado a chiudere così. Lavoro un'altra maglia a diritto, così, e vado di nuovo ad accavallare la prima maglia sulla seconda, mi raccomando senza tirare il filo, ma deve essere una chiusura molto morbida, altrimenti poi va a restringersi e non ci troviamo poi con l'altra estremità, con la lunghezza dell'altra estremità. Quindi mi raccomando in modo molto morbido. Di nuovo lavoro una maglia a diritto. Allora, se non riuscite con il ferro, con questo stesso ferro, ad fare l'accavallata, fate lo stesso con le dita, così.
di nuovo e vado a chiudere le mie maglie. E questo lo faccio fino alla fine del ferro, per tutte le maglie che stanno sul ferro opposto. Quindi andiamo avanti a chiudere in questo modo e ci vediamo verso la fine. Allora, sono arrivata quasi alla fine, vado a chiudere le mie due ultime maglie. Chiudo l'ultima maglia. Ecco, tiro un po' l'asola così e vado a tagliare il filo, però devo procurarmi un bel po' di filo per la cucitura, che poi con lo stesso filo andremo a chiudere la fascia. Taglio e faccio passare il filo attraverso l'asola in modo tale che la vada a chiudere per bene. Così. Ed ecco che abbiamo chiuso l'altro lato della nostra fascia. Ora andiamo a cucire la fascia. Andiamo ora ad unire le due parti della fascia. Allora, io ho lavorato la fascia a punto grana di riso, che è un punto reversibile, quindi non ha né una parte che va sul diritto né una parte che va sul rovescio. Se voi avete lavorato la vostra fascia utilizzando un altro tipo di punto che ha una parte che va sul diritto, una parte che va sul rovescio, la parte che va sul diritto, quando la andate a cucire, deve stare verso di voi, così. Ora prendo un ago da lana, io userò questo qua di la fettuccia, però va benissimo anche un ago con la cruna un pochino più larga. Prendo il filo che ho lasciato quando ho chiuso questa parte qua della fascia e vado ad infilarlo all'ago, così. Ora, per fare l'effetto turbante, prendo le due parti della fascia così e così, li vado a piegare in questo modo. Una volta che li ho piegati, li vado ad incastrare tra di loro, così, vedete? Li andiamo a sistemare bene e pieghiamo anche quest'altra parte, così. Ora, con l'ago che abbiamo infilato, andiamo a cucire queste quattro parti insieme. Quindi una, due, tre e quattro. Iniziando da qui, dove abbiamo appunto infilato l'ago. Iniziamo a cucire, facendo attenzione a prendere nelle cuciture tutte e quattro le parti. Così. Ecco, iniziamo a cucire. Quindi proseguiamo a cucire fino alla fine. Allora, una volta che sono arrivata qua alla fine, che ho terminato la mia cucitura, torno indietro, sempre cucendo, torno indietro, così da assicurarmi, una cucitura più sostenuta. Quindi cuciamo andando verso il dietro e poi ci fermiamo qua e vi faccio vedere come fermare il filo. Allora, una volta che ho terminato del tutto la mia cucitura, do qualche punto così, in modo tale da chiudere bene. Faccio passare l'ago attraverso l'asola e tiro. E vado a nascondere il filo attraverso la cucitura, in questo modo. Tiro e taglio. Abbiamo così completato la cucitura. Per
Bene, ed ecco che una volta che abbiamo cucito le due parti della fascia, nel modo in cui abbiamo cucito si è formato questo torciglione, vedete, che dà appunto l'aspetto del turbante. Bene, questo è il mio tutorial, come avete visto, molto semplice. E quindi anche molto veloce da realizzare, quindi un progetto ideale anche per i principianti, per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco con i ferri, quindi con il lavoro a maglia. Spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella così da poter essere sempre aggiornati, su altri video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!